un amico mio che è molto esperto, un certo Vincenzoni, che voi conoscerete, è un autore che adesso si è piazzato a Hollywood con piscina, villa, mi ha detto: vedi, a Venezia non si può mai vincere perché Venezia è del comune, perciò i croupier fanno vincere la comunità, mica il giocatore, mentre nei casinò privati, siccome odiano il padrone, fanno vincere il giocatore. Io però ci ho provato perché a me mi piace la roulette, però ho capito che Vincenzoni aveva ragione, infatti stava cadendo proprio sul numero che avevo puntato, tac, invece andava al numero vicino. Poi il 3, io ho il 3 per esempio, ho giocato 7 volte il 3, non è mai uscito, ho detto amore ammazzato, ma gioco l'ultima volta, stavo dando la fiscia al croupier e con una manina gentile uno dei croupier che era fuori servizio dice: le dispiacerebbe per Chiara, mi metto una firmetta, per Bacca, volentieri, per Chiara, molto cordiale, 3, è uscito il 3. Pensa a questa Chiara e questo autografo, io non me lo scorderò più per tutta la vita. Comunque fa niente, è meglio così, perché i soldi del casinò sono i soldi del diavolo. Pensa se fosse uscito il 3 avessi puntato, camignotta.